Ciao a tutti ragazzi, io sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. Oggi sono qua per parlarvi di qualche curiosità, qualche news relativa all'universo cinematografico Marvel. Quindi se siete curiosi di scoprire quali sono, continuate a vedere questo video. La prima curiosità è su Robert Downey Jr., l'attore di Iron Man. Lo sapevate che lui ha indossato l'intero costume di Iron Man solamente nel suo primo film nel 2008. Tutti i capitoli successivi in cui compariva l'attore erano soltanto o controfigure o CGI o semplicemente lui che indossava un casco e delle spalline. Incredibile. La seconda news è su Jenna Ortega. Non so se la riconoscete, è Mercoledì Addams, che ha debuttato nella sua serie su Netflix qualche settimana fa. Ebbene sì, lei potrebbe diventare un nuovo personaggio del Marvel Cinematic Universe. Si sta parlando di White Tiger, un'eroina di nome Angela del Toro che comunque ha debuttato in vari cartoni di Spider-Man e anche nei fumetti. E dice che potrebbe arrivare anche in versione cinematografica e apparire nel film Daredevil Born Again. Staremo a vedere. La terza news è su Tom Holland. Ebbene sì, non poteva mancare anche qualcosa sul nostro amichevole Spider-Man di quartiere. Infatti l'attore un mese e mezzo fa ha firmato il suo nuovo contratto con la Marvel, in cui veniva descritto che avrebbe partecipato ad altri film come solista nel Marvel Cinematic Universe e anche partecipato ai due film sugli Avengers. Si sta parlando di Kang Dynasty e Secret Wars. Non vedo l'ora, per lo più. Dice che potrebbe avere anche una piccola apparizione nel film Daredevil Born Again. Minchia, sono tutti in questo film. Quanta gente vogliono metterci in questo film? Porca miseria. Un'altra news, dovevo aggiungerla questa perché un po' mi rode questo fatto, è su Avengers Endgame. Ragazzi, Avengers Endgame è uno dei film che ha incassato di più nella storia del cinema, se non il primo, prima che Avatar lo risuperasse. Però comunque ragazzi è il secondo, non è che sia tanto il là. Ebbene sì, la pellicola purtroppo non ha vinto nemmeno un Oscar, quindi è forse la prima, forse l'unica pellicola che ha incassato di più nella storia del cinema che non ha ricevuto neanche un Oscar, nemmeno una statuetta, soltanto una nomination sugli effetti speciali che poi è stata ciullata. Quindi che dire? Ci avrà la stessa maledizione di Leonardo DiCaprio prima che lo vincesse per The Revenant. C'è versi. Al prossimo punto parleremo di Deadpool 3. Deadpool 3, ragazzi, che come già sapete, perché è stato annunciato un po' ovunque, ci sarà anche Wolverine di Hugh Jackman. Alla fine Ryan Reynolds, in un modo o nell'altro, ce l'ha infilato dentro. E difatti si dice che in questa pellicola lui viaggerà nel tempo a fianco al mutante. E ci sarà di mezzo anche la TVA, e quindi ci sarà un po' una rincorsa, perché sicuramente il nostro Deadpool combinerà qualche guaio. E si vocifera anche che distruggerà l'universo Marvel, ma si vocifera anche che sia indirizzata questa distruzione all'universo da Marvel della Fox, ovvero quello dove fanno parte i due film su Fantastici 4 e gli X-Men. Quindi ragazzi, non si sa proprio che aspettarsi a questo film, però hype alle stelle, ragazzi. E l'ultima news di cui vi parlerò riguarda il prossimo film sugli Avengers, ovvero Kang Dynasty. Perché qui si dice che Thor incontrerà finalmente la variante di Loki, quella che era fuggita in Endgame e aveva fatto parte alla sua serie a sé stante. Inoltre, il celestiale Tiamut, quella scultura in pietra formatasi alla fine di Eternals, dopo che hanno sconfitto il celestiale, diventerà la nuova base degli Avengers, come nei fumetti. Per lo più avremo anche un bel team up tra Ant-Man e i Fantastici 4 e persino un Doctor Strange che andrà in giro per il multiverso insieme a Clea, interpretata dalla bellissima Charlize Theron vista alla fine di Doctor Strange 2, e anche insieme a America Chavez. E in tutto questo non può mancare anche il nostro amichevole Spider-Man di quartiere. Quindi ragazzi, non si sa veramente cosa aspettarci, hype alle stelle. E niente, per oggi sono arrivato alla conclusione di questo video, spero che queste news, queste curiosità vi abbiano un po' creato un po' di interesse, anche perché ce ne sono a bezzecole, quindi se siete interessati e vi piace il video ne farò molti altri così. E se vi va seguiteci anche sui social, lasceremo tutto qui sotto in descrizione. E niente, da Chuck Azione che oggi è tutto e noi ci rivedremo presto al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!